La persona che ha parlato prima mi ha rubato la domanda perché anche io sono un nonno e volevo sentire il suo parere sui nonni. L'ha rubato, ho già risposto. Allora, volevo farle una domanda sulla televisione. Io non ho nessuna idea di come arginare questo problema della televisione. E non vedo neanche una possibilità di limitarlo, perché secondo me è troppo forte questo potere televisivo. Noi abbiamo, adesso così è una battuta, ma è diventato Presidente del Consiglio uno che ha la televisione, diremo, no, in mano. E quindi non vedo nessuna via d'uscita, se mi dà un qualche flash. No, io di sì, ho l'impressione che non ce ne siano, però una delle cose che potreste fare è uno dei consigli che io ho dato anche nei libri che avete in giro. La domenica sera, nella cena della domenica sera, decidere quali sono i programmi che vedete durante la settimana, insieme, quali sono e perché li vedete. Non lasciate le televisioni in camera. E non lasciate le televisioni in mano ai vostri figli. Abbiate un apparecchio solo, che ce n'è anche troppo. Decidete. Io credo che un film si possa vedere, io credo che una partita si possa vedere, io credo che si possa vedere anche qualche dibattito, ma programmatelo e fatelo insieme. Papà che guarda la sua, la mamma che guarda la sua, il figlio che guarda la sua televisione, è la cosa più diseducante. Programmatelo, come programmate le uscite, come programmate la ginnastica, come programmate la danza, come programmate la partita di calcio. Ci sono sempre, va? Per esempio Famiglia Cristiana o altre, hanno tutto il programma, si dice vediamo questo, 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 questo. Non mettete le televisioni in camera dei bambini, non tenete la televisione in cucina. E allora questi sono già, queste per esempio sono già linee di condotta. Va bene, linee di condotta che non si dice no, ma lavoriamo insieme. Poi c'è la televisione dei bambini, per carità, oppure c'è qualche dibattito molto politico che può benissimo essere per il papà, ma alcuni programmi vedeteli insieme e educate i vostri figli. Perché il film, per esempio, ci sono dei film che sono belli da vedere. Ci sono dei cartoni animati, ci sono anche dei dibattiti, ci sono alcuni programmi sulla natura, sull'ecologia, che sono bellissimi. Guardateli insieme, non mollate i vostri figli così. Sì, intanto faccio da mangiare. E queste sono alcune linee di condotta. Fatelo, fatelo perché me ne accorgerete. Poi che queste a lungo andare aiutano anche i vostri figli a usare questo, purtroppo. Questo strumento che, come tutti gli strumenti delicati, può essere anche uno strumento che crea disagi, ad usarli con un certo criterio. Poi, sai, dopo succede quello che succede, ma questi sono i consigli che io do. Uno dei compiti da fare la domenica sera, a cena. Quali programmi vediamo? Come decidete la settimana tutte le altre attività di vostro figlio o vostre? Ultima domanda. Beh, oltre che qualche film, anche qualche partita, presumo, specialmente quelle dell'Inter, No, ma no? io non posso dire che di vedere le partite È dell'Inter, super tifoso anche perché l'altra sera dell'Inter, poi ero nervoso. Ed ero, sapete dov'ero l'altra sera? Ero da Padre Pio. E ho visto che anche i frati a un certo punto sono spariti tutti, mi sono domandato dove sono andati a finire. Salve, sono Daniela. Allora, niente, semplicemente, nell'ambito scolastico, no? Io ho un bambino di 9 anni e sento spesso le mamme nel gruppo fuori da scuola così che mi dicono, ah beh, io oggi ho chattato su Facebook, che io non so neanche cosa sia perché non è che il computer lo so tanto usare.
Mi domando, e domando a lei, come si fa poi non dare questa curiosità ai figli a casa, se vedono già delle mamme che sento a scuola, che è un argomento molto sentito, che lo usano e chattano, ho conosciuto quel personaggio famoso, l'ho conosciuto su Facebook. Mi chiedo, i figli come possono, cioè, non essere curiosi di questo? E dopo aver sentito 2 giorni fa sulle iene, ho visto una cosa sconvolgente, ero a letto con mio marito, ci siamo guardati, siamo rimasti allibiti di quello che i ragazzi fanno su Facebook. Non tutti, naturalmente, però abbiamo visto delle cose sconvolgenti. E dico, non so, cioè, già il genitore dà l'esempio, secondo me, negativo di questo. Cosa si può fare? Perché, cioè, io la vedo una cosa negativa questa, dell'uso del computer, non so se è il mio punto di vista o non so cosa dice lei. No, ve l'ho già ripetuto prima più volte parlando della televisione, che ci sono attorno a questo linguaggio informatico tutto quello che vi dicevo prima. È chiaro che quando diciamo che siamo minoranza, dobbiamo spiegare al nostro figlio perché noi non siamo d'accordo su quella cosa lì. Dobbiamo spiegare ai nostri figli che se anche i 40 mamme fanno così, noi per una scelta diversa non la facciamo. Questo si chiama essere minoranza, perché è chiaro che voi avete una società che non la pensa come pensiamo noi. Anzi, che ci dice chi la pensa come pensiamo noi sono dei cretini, poverini, non capiscono niente, ci rovinano la vita, è chiaro. Per cui non spaventatevi se i vostri figli dicono queste cose o se sentite la mamma, poi ci sono delle mamme che te le raccomando. Non devo parlare male delle mamme, perché il quarto ho fatto stamattina, ho detto tutto dal primo cantone, ho fatto il panegirico delle mamme, non posso venire, ma certe mamme, certamente sai, queste, quelle che poi dicono questo è mio figlio, cominciate a cancellare quell'aggettivo lì intanto, è figlio. È chiaro che il Padre Eterno ha voluto che venisse fuori dalla vostra pancia, ma non perché è mio. Seconda cosa, io ho tutto dei capitoli sui miei libri sui cicciobelli, che sono quelli che non si possono toccare, che sono figli della mamma, che porta il figlio a scuola sulla Cayenne S, capito? Che porta il figlio a scuola con 35 centimetri di tacco, che porta il figlio a scuola mettendo la macchina in terza fila perché lei c'ha la Cayenne, che spalanca la porta in mezzo alla strada perché si deve fermare bussolengo perché smonta la mamma del cicciobello oppure il cicciobello, capito? Io per fortuna non so chi ha la Cayenne qua al bussolengo, quindi vado via e sono tranquillo. Non, la macchina non è mia, quindi potete anche tagliare le gomme la macchina, che troverò qualcuno che mi porta a casa. Ma quando una mamma è così, ragazzi, ha voglia Facebook, è chiaro che lì siamo fuori, siamo completamente fuori. Io spero che qui non ci siano queste mamme, e se ci sono domani mattina andate a portate la scuola con la panda, lasciate la Cayenne a vostro marito, andate a scuola con la pandina. Va bene, perché va bene che vostro figlio vada a scuola con la pandina. E poi, se no, è chiaro che con queste premesse qui siamo qui per altre cose. Non possiamo cambiare il mondo, ma noi possiamo cambiare questa sera. Grazie.